Lunedì 14 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. I nostri temi, le barriere architettoniche a Catania, Catania città che legge, e poi 4 milioni e mezzo di italiani che rinunciano alle cure. Prima di tutto le notizie delle ultime ore: due arresti a Catania per un tentato omicidio di 3 anni fa per un'eredità. La polizia ricostruisce la dinamica, la vittima accoltellata dai parenti a Picanello. Vediamo. Forti contrasti tra familiari per una eredità. Sarebbe questo il movente di un tentato omicidio commesso il 12 ottobre del 2021 a Catania e che a distanza di 3 anni ha portato all'arresto di Benedetto Giuseppe Lamartina, 62 anni, e Gaetano Popolo, di 52, accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini erano state avviate dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di una persona in pericolo di vita per ferite d'arma da taglio all'addome e alle gambe. Secondo la ricostruzione della procura, i testimoni avrebbero tentato di dissimulare l'accaduto, sostenendo che l'uomo si era ferito da solo a casa nel rione di Picanello mentre tagliava la carne. L'inchiesta, grazie al contributo della polizia scientifica e di un video, ha portato ad un'altra ricostruzione della vicenda. Secondo l'accusa, infatti, Lamartina avrebbe colpito con almeno 4 fendenti il familiare mentre Popolo lo bloccava da dietro. Il GIP ha disposto per Lamartina la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di Popolo quella dei domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. È stata una notte di sbarchi questa a Lampedusa, sono approdati 296 migranti, quasi 300, a intercettare e bloccare gli ultimi natanti sono state le motovedette di Frontex, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I natanti, secondo le informazioni che si hanno, sono salpati da Sabrata e Zuwara in Libia e da Sfax in Tunisia. Gli ultimi 100 arrivati hanno dichiarato di volere andare in Germania, in Belgio, in Regno Unito e in Norvegia. Pochissimi quelli che vogliono rimanere in Italia. Restiamo in Sicilia, la tragedia sulla Palermo Sciacca, prognosi ancora riservata purtroppo per i 3 piccoli tunisini rimasti orfani dopo l'incidente mortale avvenuto sulla statale 624. Il sindaco di Ribera ha proclamato il lutto cittadino quando ci saranno i funerali dei 2 coniugi deceduti e ha detto: era una famiglia integrata, loro sono di origine tunisina, lui un gran lavoratore. Vediamo. Lutto cittadino a Ribera nel giorno in cui verranno celebrati i funerali di Walid e Zina Mussa, i coniugi tunisini morti nello schianto avvenuto sulla Palermo Sciacca, nel quale è deceduto anche il palermitano Riccardo Pardi. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ruvolo, che esprime la propria commozione per questa tragedia familiare. Era una famiglia perfettamente integrata, lui un grande lavoratore, le parole del primo cittadino. La nostra comunità è costernata e l'attenzione di tutti è adesso ai 3 bambini piccoli rimasti orfani. In auto con Walid e Zina, infatti, c'erano anche i 3 figli della coppia, di 4, 6 e 8 anni, ricoverati in gravi condizioni nella terapia intensiva pediatrica della Di Cristina di Palermo. A destare maggiore preoccupazione il fratellino più grande, che a seguito delle emorragie cerebrali ha subito un intervento neurochirurgico d'urgenza. Il secondo bambino invece è stato operato per la riduzione di una frattura femorale, mentre il più piccolo è ancora intubato e sedato. La famiglia era partita da Ribera, nell'Agrigentino, per raggiungere il porto di Palermo, dove la mamma e i figli dovevano imbarcarsi per la Tunisia. Ad attenderli al porto, dove non sono mai arrivati, c'era la nonna. La loro auto, infatti, una Mercedes, si è scontrata con la Toyota RAV di un palermitano, Riccardo Pardi, di 53 anni, che stava per raggiungere la sua azienda di api a Partinico. Nel curvone tra Altofonte e Giacalone, sulla statale Palermo-Sciacca, le due auto si sono scontrate. Un impatto violentissimo. Pardi è morto sul colpo, così come Walid e Zina, di 42 e 44 anni. I vigili del fuoco hanno dovuto usare la fiammossidrica per liberare i corpi delle due vittime e dei piccoli rimasti intrappolati all'interno. Una tragedia che aggrava il bilancio degli incidenti mortali sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tristemente nota per le centinaia di croci che ricordano tutte le vittime di quell'arteria. Dall'inizio dell'anno, in quel tratto di scorrimento si contano già 5 morti e 15 feriti. Singolare blitz antidroga a Catania in via Capopassero. I carabinieri si mescolano tra le auto dei consumatori e al momento opportuno neutralizzano gli spacciatori. 2 gli arresti.
È notoriamente una fiorente piazza di spaccio e come tale via Capopassero a Catania è presidiata a vista con vedette, giovani dotati di ricce trasmittenti ed ogni diavoleria utile per tenere lontane le forze dell'ordine. Passare e ripassare in quel di San Giovanni Galermo tra sguardi che ti puntano a distanza equivale a farsi scoprire ed allora meglio mischiarsi, ancor meglio spacciarsi per consumatori di droga. Una trovata, quella dei carabinieri, che ha portato all'arresto di due pusher di 40 e 29 anni, rispettivamente di Catania e Belpasso, ed entrambi noti alle forze dell'ordine. Tra le auto in fila ecco incolonnarsi anche i carabinieri, mentre un'altra gazzella, poco distante, è pronta ad arginare l'eventuale tentativo di fuga. I militari dell'arma aspettano pazientemente il turno, osservano e al momento di ricevere la droga balzano fuori dall'abitacolo e neutralizzano gli esterrefatti spacciatori. Per loro scattano le manette ed ovviamente il sequestro della roba, diverse dosi di crack, cocaina e marijuana e 940 euro provento dell'attività illegale. Nelle vicinanze del blitz è stato trovato anche un borsello a tracolla con il classico kit per lo spaccio ed una radiotrasmittente, questa volta rimasta silenziosa grazie alla sorprendente azione dei carabinieri. Crisi idrica, prelevare l'acqua del fiume Oreto per fronteggiare la situazione a Palermo che, come sapete, ha già introdotto i turni e la nuova soluzione allo studio del capoluogo che fa appunto i conti con il razionamento dell'acqua. Si chiude senza proteste e con pochissimi disagi la prima settimana di razionamento idrico nella città di Palermo, 24 ore senza acqua per ciascun quartiere alla settimana, ad eccezione del centro storico residenziale, non sembrano aver causato particolari problemi. Gli stabili hanno ancora le autoclavi condominiali realizzate negli anni 80 e 90, quando l'acqua arrivava a giorni alterni e negli appartamenti il razionamento non è stato avvertito. Ma la crisi rischia comunque di aggravarsi, le scorte non possono arrivare alla fine dell'anno senza razionamenti ben più consistenti. Ed ora Palermo si ricorda di essere stata una città di fiume oltre che di mare. Nel giro di 5 mesi l'acqua dell'Oreto potrà contribuire a dissetare la città. La regione ha dato il via libera al progetto presentato dall'AMAP al tavolo della cabina di regia sull'emergenza, che prevede un piano di manutenzione straordinaria per rendere di nuovo efficiente la sezione di filtrazione a carboni attivi granulari dell'impianto di potabilizzazione Gabriele, che preleva l'acqua dell'antico fiume ormai interrato e quasi asciutto in città, ma che ancora sgorga alla sua sorgente. Soluzioni a medio termine anche per le province centrali dell'isola, Agrigento e Caltanissetta, che vivono una crisi ben più severa, ma gli impianti sostitutivi non saranno pronti prima del 2025. Intanto la regione mette in campo nuove risorse con le variazioni di bilancio. Il capitolo siccità vale circa 42 milioni di euro stanziati per gli interventi alla protezione civile e per alcune opere di manutenzione straordinaria e ripristino nel settore agricolo. Ulteriori 14 milioni serviranno per le nuove condotte idriche di Agrigento e Caltanissetta, quasi 19 milioni per il bonus fieno, gli indennizzi per il mancato raccolto del settore cerealicolo, l'abbattimento dei canoni dei consorzi di bonifica e il sostegno agli apicoltori. Sanità pubblica in crisi, 4 milioni e mezzo di italiani rinunciano alle cure, ne parleremo più avanti con Marco Mosti, che è il direttore operativo della Fondazione Gimbe. Intanto ricordiamo che a Palermo un pensionato che non riesce più a comprare i farmaci per la moglie ha fatto un annuncio shock e lo ripete anche al nostro microfono: vendo un rene. La crisi della sanità pubblica italiana è nel boom della spesa per cure pagate di tasca propria dalle famiglie, che segna un più 10,3% nel 2023. È nei 4 milioni e mezzo di persone che, secondo l'Istat, rinunciano a visite ed esami, con 2 milioni e mezzo costrette da motivi economici. E in Sicilia la situazione è tra le più gravi, come quella di questo cittadino palermitano, una pensione minima che non gli consente di acquistare i farmaci per la moglie. Oggi ho speso gli ultimi soldi che avevo in tasca, circa 70 euro, che sono i soldi che in media ogni 15 giorni massimo spendo per i farmaci di mia moglie, per mia moglie, che soffre di alcune patologie particolari. Sono farmaci che purtroppo sono a pagamento, non prescrivibili, e che riducono proprio a un essere non solo umano, non solo a livello umano, ecco, povero, ma anche povero di fisico, materiale, psicologicamente lo distrugge. E in un contesto in cui la disoccupazione aumenta e molti nuclei familiari si ritrovano in un tunnel senza uscita, la disperazione spesso prende il sopravvento. Non so io stesso come fare, tanto che tempo fa mi ero ridotto così male che ho pensato, ecco, di mettere in vendita un rene. Si arriva proprio a questo punto dove
lo Stato, le istituzioni, il Comune, la Caritas se stessa neanche ti rispondono, e allora cosa fare? Mettere in vendita una parte, ecco, del mio corpo, dato che lo Stato vuole questo, dato che la società di oggi vuole questo, almeno faccio sopravvivere, ecco, a mia moglie. Dimmi. Tu è un gesto estremo, un gesto eclatante. Sì, perché guarda, non ce la faccio più completamente, non riesco, io non lavoro, sono anche io invalido, ma non ce la faccio più. Come quest'uomo, tante altre famiglie hanno notevoli difficoltà ad acquistare farmaci e beni di prima necessità. È il momento dei quotidiani, la parola a Emanuela Corsi. Sì, partiamo subito dalla Sicilia di oggi, dalla prima pagina c'è un'inchiesta in primo piano che riguarda i minori. Innocenza violata, in Sicilia oltre 600 minori sono vittime di reato. Il garante per l'infanzia dice ci sono pochi strumenti. E poi si torna a parlare del caso di Don Rugolo a Piazza Armerina, sulla prete condannato, il vescovo non è inerte e la comunità è con lui, contrariamente alle proteste che ci sono state in queste settimane appunto contro il vescovo. Poi si parla anche della crisi idrica, triangolo della sete con l'incubo invasi, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, le tre province che soffrono particolarmente, alle prese con la tenuta di Ancipa e Fanaco. E poi vediamo altre notizie. Intanto la manovra finanziaria, tassare le banche sugli extra profitti, una proposta che divide la maggioranza di governo, Forza Italia dice di no, è roba da Unione Sovietica. E poi la protesta, cantieri infiniti, record nel Vallone, una strada interna chiusa da 47 anni. Vediamo poi per lo sport, intanto una notizia sicuramente che fa gioire lo sport nazionale con Sinner che vince anche il torneo di Shanghai, il titolo è Sissi Sinner, Yannick batte Djokovic anche a Shanghai e si conferma il numero uno sotto gli occhi di Federer. Speciale vincere contro una leggenda, le sue parole. E poi il calcio invece, andiamo naturalmente allo sport regionale, la Serie C, entusiasmo Catania, la squadra di Toscano in lotta per il primato della classifica dopo questa terza vittoria arrivata in casa al Massimino. Poi per la Serie D invece il Siracusa che affonda la Regina, Vetta a meno 1, Acireale e Paternò invece KO. Andiamo all'interno della Sicilia di oggi a vedere appunto questa inchiesta. In primo piano in Sicilia ci sono 607 minori vittime di reati. L'incubo è tra le mura domestiche. Il dossier dell'associazione Ter Deom che dice il genere femminile subisce il 62% dei casi, più 17% di maltrattamenti. Vediamo lo scorso anno quali sono stati i reati dove ci sono state più vittime, appunto parliamo di minori, sicuramente maltrattamenti contro familiari e conviventi è una delle voci che vediamo. Le vittime nel 2023 sono stati 284 i minori appunto che sono stati maltrattati, ma poi vediamo anche la violenza sessuale. È un altro reato che ha avuto una casistica alta, la pornografia minorile e ancora la violenza sessuale aggravata, ecco, giusto per citarne qualcuno, anche la detenzione di materiale pornografico, tutte vittime appunto vittime di questi reati dei bambini. E poi andiamo a vedere da Palermo a Catania, restiamo su questa pagina, i processi simbolo a proposito di giovani, di giovanissimi, gli stupri a opera del branco e gli abusi sessuali mascherati dalla religione. L'ultima pagina dell'orrore di pochi mesi fa e arriva da Palermo, un 19enne avrebbe abusato della cugina di soli 8 anni, ma poi ricordiamo la cronaca è piena di casi, come scrive la Sicilia, che hanno protagonisti innocenti violentati, abusati e colpiti. Ne ricordiamo qualcuno, Roberta Siragusa,
una ragazzina di soli 17 anni che è stata ammazzata dal fidanzato, è stata anche bruciata viva nei pressi dello stadio di Caccamo in provincia di Palermo, oltre a ricordare naturalmente poi i casi di stupri di gruppo, quello del Foro Italico di Palermo, ma anche quello della Villa Bellini di Catania. Insomma, sono tanti i casi che hanno come protagonisti appunto i minori. E poi parla Vecchio, il docente di diritto privato e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche a Catania, garante siciliano per l'infanzia e l'adolescenza dal 2020, che commenta così: i dati in crescita è anche un segno positivo, ufficio impotente, pochi strumenti, un'istituzione debole. Vittime più sensibili e maggiore propensione alla denuncia, cambiare la percezione sociale e pure la giurisprudenza, dice lui. E poi servono strumenti diretti di prevenzione nel decreto Caivano e nella legge sul bullismo, un approccio proattivo. E infine poca considerazione dai servizi sociali, dialogo con i tribunali dei minori sulla corresponsabilità educativa, un nuovo patto. Queste alcune delle sue dichiarazioni in questo articolo. Vediamo la grande sete in Sicilia, Silos contro la grande sete, molti pozzi sono out per gli usi domestici. A Caltanissetta la protezione civile acquista 12 serbatoi da 10.000 litri per placare gli animi in vista del prosciugamento di Ancipa e Fanaco. L'emergenza riguarda anche Agrigento, una vasta area resta spaccata con l'acqua che arriva da Sciacca. E poi il punto anche ad Enna, guerra tra comuni per le fonti idriche, la CGIL che scende ancora in piazza. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania e poi vediamo anche gli altri quotidiani. Posteggiatori abusivi, ora è assedio. In 3 multati e 3 deferiti per aver violato il DACUR. Sanzioni per guida senza casco e sosta selvaggia. Fine settimana di controlli interforze nelle zone della Movida, del Lungomare e della Playa. Andiamo al giornale di Sicilia, vediamo alcune notizie. Intanto in primo piano Israele, una sfida al mondo, Israele appunto che chiede a UNIFIL di allontanarsi dalla zona cuscinetto, lo vedremo meglio tra poco nella rassegna stampa regionale, ma vediamo anche una notizia che arriva da Abano Terme. Incendio in hotel, feriti e intossicati. C'erano anche dei trapanesi presenti e sono salvi. Il rogo è partito da un quadro elettrico. Il racconto della fuga al buio nel fumo. È divampato un incendio, appunto, c'erano 40 persone intossicate, tra cui anche dei trapanesi. E poi andiamo a Castelvetrano. Sold out per Iddu. Niente cinema, 3 proiezioni affollate però al teatro. Dopo il no appunto dell'unico gestore di un cinema di Castelvetrano, il sindaco ha voluto fortemente la proiezione, oltre 600 i biglietti venduti, il sindaco dice pronti a rinascere. Cracolici, vedere il film è una questione di libertà. Andiamo a vedere anche la pagina di Repubblica, pagina 25, dove si parla proprio di Iddu. Castelvetrano guarda Iddu, ma sui muri c'è solo Joker, il film caro a Messina. Denaro, folla alla proiezione voluta dal comune dopo il rifiuto dell'unico cinema che ha tappezzato la città con un altro volto, cioè quello che il boss aveva in casa, il Joker. Qui vediamo sopra la locandina del film, sotto il quadro invece che è stato trovato nel covo, in uno dei covi del boss. E qui vediamo invece la sala piena del teatro Selinus, dove il primo cittadino ha voluto la proiezione di Iddu dopo il no appunto dell'unica sala del paese. La Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina con Messina che si conferma comune e capoluogo virtuoso per quanto riguarda la raccolta differenziata, ha risparmiato ben 43 milioni grazie ai progressi della differenziata che sfiora ormai la soglia del 60%, appunto è un modello virtuoso. Si tratta dei costi che sarebbero stati necessari per portare i rifiuti in discarica e che invece sono stati risparmiati. Poi restiamo nel messinese, lavori sulla Messina-Siracusa,
navette al posto dei treni, giù un ponte ferroviario a Calatabiano, via ai lavori per la demolizione e ricostruzione appunto a Calatabiano del ponte ferroviario della linea Messina-Siracusa che collega la strada provinciale 127 con la statale 114. Saranno previste navette tra Taormina, Giardini Naxos e Fiume Freddo di Sicilia fino al 21 di ottobre. E poi la bonifica al porto, i siti contaminati della falce, da qui partiranno le bonifiche dopo lo stanziamento dei fondi per Messina. I primi interventi sono previsti nelle aree degli ex cantieri navali Silmar e Savena, dell'ex stazione di degassifica SMEB del vecchio inceneritore di San Raineri, smantellato nel 2016, e del campo ex arsenale militare. Andiamo a vedere velocemente qualche notizia all'interno, e quindi la falce, ecco da dove inizia la bonifica, quello che si è fatto negli ultimi 15 anni e ciò che dovrà accadere. Le aree contaminate dell'inceneritore, della degassifica, del campo arsenale e dell'ex Silmar e Savena. I fatti concreti sono stati tre: smantellamento intanto del campo Rom, della baraccopoli, dell'inceneritore, della stazione di degassifica. Queste appunto le immagini di quello che è avvenuto in quest'area della città. E poi velocemente vediamo ieri il principe Alberto di Monaco all'Università di Palermo. Cooperazione scientifica nel Mediterraneo, Alberto di Monaco e la missione del CIESM. Il sovrano monegasco, che è presidente della Commissione di Studio e Esplorazione Internazionale, aprirà oggi il congresso che riunisce 400 esperti da 23 paesi. Bene, grazie Emanuela. Adesso diamo un'occhiata al traffico con l'aiuto del sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro da Sant'Agata del Militello. Buongiorno, che notizie abbiamo? Buongiorno ai signori telespettatori. Nessuna criticità nel weekend e nella mattinata odierna sulle autostrade di competenza del compartimento Sicilia orientale. Si segnalano però alcune file sulla tangenziale di Catania per dei lavori, dei cantieri in corso sulla predetta tangenziale, e la chiusura dello svincolo di Enel in entrata e in uscita da e verso Palermo. Stamattina ci troviamo sulla A20 Messina-Catania, che è condizionata da una serie di doppi sensi, soprattutto sui viadotti Buzzi e Furiano, ma quello più problematico è quello all'interno della galleria Caravà Canna di Monte, per dei lavori che stanno mettendo in sicurezza invece quella di Mare. Questo purtroppo pretende una serie di condizionamenti alla circolazione, poiché dalle 8.30 alle 13 questa tratta autostradale può essere percorsa in doppio senso di marcia, ma solo dai veicoli fino a 35 quintali. In questo particolare periodo di tempo il traffico è assolutamente interdetto ai veicoli superiori a 35 quintali. Quelli di superiore a 35 quintali o trasporto di persone possono usare come itinerario alternativo la statale 113 tra Brolo e Patti appunto, mentre autotrasporto di cose, gli autotrasportatori di cose sono costretti a lasciare l'autostrada, tornare indietro e usare quale percorso alternativo la Palermo-Catania. La criticità vera e propria si verifica sulla statale 113 tra Brolo e Patti, poiché l'intenso traffico causato dalle chiusure, soprattutto quella dalle 13 alle 22, con cui è possibile transitare il predetto tratto solo in direzione Palermo, e dalle 22 alle 8.30 di mattina solo in direzione Messina, crea chiaramente lunghe code sulla strada di 113 e soprattutto nelle ore del pomeriggio. Questo crea un'importante criticità. Queste sono le uniche problematiche sul nostro territorio. La Polizia Stradale di Catania augura un buon viaggio, si raccomanda l'assoluto rispetto delle norme del codice della strada e si invita ad una attenta autovalutazione delle proprie condizioni psicofisiche, soprattutto quando si intraprendono lunghi viaggi. È importante capire se si è stanchi, e in questo caso occorre non partire, o se è in itinere occorre riposarsi, ma soprattutto non bisogna mettersi alla guida se si è assunto sostanza alcolica o peggio ancora
sostanze stupefacenti. La Polizia Stradale del Compartimento Sicilio Orientale augura buon viaggio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie al sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro anche per le sue preziose raccomandazioni. Vediamo un attimo in diretta la situazione al Tondo Gioeni. Ecco, vediamo un po', queste, ci sono dei rallentamenti, ma lì è come dire, tipico, perché anche perché ci sono pedoni, semafori pedonali. E questa è Catania in questo momento in diretta. Adesso fra poco con Emanuela ancora ai quotidiani nazionali, adesso facciamo una breve pausa. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia, è il momento dei quotidiani nazionali che sfoglia con noi Emanuela Corsi. Sì Michele, partiamo dal Corriere della Sera di oggi e naturalmente in primo piano vediamo la questione del Medio Oriente, il titolo però è tensione tra Italia e Israele dopo l'irruzione in una base UNIFIL. Netanyahu, che si rivolge direttamente al segretario generale dell'ONU e dice via i caschi blu. Meloni, inaccettabile, due tank, ricordiamo cos'è accaduto, dell'IDF sfondano una cancellata. Il generale Portolano dice i nostri militari sono frustrati. E poi nella foresta per stanare Hezbollah il reportage con le truppe dello Stato ebraico in Libano. Vediamo anche le altre notizie. Intanto la manovra finanziaria, tasse alle banche e duello tra Lega e Forza Italia. I margini UE su misure e deficit. Restiamo nel taglio centrale, vediamo la foto dedicata oggi a Yannick Sinner, settimo sigillo, imperatore della Cina, battuto Djokovic a Shanghai, un anno incredibile appunto per il tennista italiano che è già nell'Olimpo del tennis. Ucciso per rubargli delle cuffie, il delitto di Rozzano. Costato la vita a Manuel Mastrapasqua, parla la fidanzata appunto del giovane ucciso. Chattavamo, è un delitto folle. L'assassino sarebbe stato aiutato dal padre che avrebbe buttato proprio queste cuffie che gli aveva rubato. Mi ha detto che si erano rotte, queste le parole del padre. Andiamo a vedere all'interno. Netanyahu che si rivolge all'ONU, a UNIFIL, via le truppe tank israeliani contro una base. Il premier, lasciate le zone del conflitto. Questo è l'invito, tra virgolette, di Netanyahu. I feriti intanto sono 15, le Nazioni Unite, possibile crimine di guerra. Andiamo a vedere, a proposito di UNIFIL, intanto i caschi blu ONU in Libano, 46 anni da guardie di pace, la missione però con più morti. Lo scopo delle basi è quello di controllare appunto che nessuno attacchi in questa che è appunto una zona cuscinetto, la vediamo in questa cartina in giallo, dove sono diversi paesi che partecipano, tra cui appunto anche l'Italia, e qui vediamo anche le basi che sono state colpite con questi cerchietti proprio da Israele, quindi oltre la linea blu che simboleggia il confine tra lo Stato libanese e lo Stato ebraico. E poi vediamo la missione UNIFIL in Libano, qualche numero, sono circa 10.000 i militari che si trovano in questa fascia qui, circa 800 unità di personale civile, totale 11.000 persone. L'Italia partecipa alla missione con 1.200 militari. 278 mezzi terrestri, 6 unità aeree. Andiamo a vedere il resto del Carlino, la prima pagina. Netanyahu Meloni, scontro sui caschi blu, il leader israeliano all'ONU, andate via. Nuova incursione contro una base UNIFIL in Libano, il generale Portolano, nostri militari frustrati. Anche qui la Premier, azioni inaccettabili, rivedere la missione. Condanna dell'Europa, Schlein e Conte chiedono di fermare questa follia e stop all'invio di armi. Vediamo anche altre notizie, intanto la fotonotizia
c'è Mogol, Giulio Repetti, appunto all'anagrafe, il mio ultimo inno alla vita. Intervista a Mogol, non bisogna mai perdere gioia e speranza. A 88 anni ho un debito di gratitudine con Dio. E ho scritto al Papa. E poi il delitto di Rozzano lo troviamo anche qui in prima pagina. La mamma del 31enne ammazzato, altro che pentito, il killer voleva fuggire. La versione del 19enne è questa: non credevo di averlo ucciso, così lui si è giustificato agli investigatori. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Stessa apertura, sempre dedicata naturalmente a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Israele invade la base ONU e spara sulla Croce Rossa. Bibi, andate via. Meloni, inaccettabile. Altri 15 civili intanto sono stati uccisi nella striscia di Gaza durante i bombardamenti. Il secolo XIX, l'ultimatum di Netanyahu. I militari ONU si ritirino, no, sono scudi umani di Hezbollah. Questa è stata un po' la giustificazione appunto del premier dello Stato ebraico, tank in una postazione dei caschi blu. Il Giornale, anche qui feriti altri caschi blu, Meloni a Bibi, de-escalation. E poi vediamo il nuovo successo di Elon Musk, la missione SpaceX, un passo verso Marte. Il razzo che è stato lanciato è riuscito a ritornare alla piattaforma di lancio, quindi una missione che ha avuto un successo e che avvicina il momento in cui potranno partire queste famose missioni appunto su Marte. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi. L'ONU ritiri i caschi blu, Netanyahu chiama Guterres via UNIFIL dal Libano, l'IDF sul nuovo attacco, è stato un errore ma eravamo sotto tiro. Telefonata tra Meloni e il premier israeliano, aggressioni inaccettabili, queste le parole appunto della nostra premier. Gli Stati Uniti inviano intanto altre armi e 100 militari, tank contro una base. Il generale Portolano, i nostri soldati possono reagire. E poi c'è una notizia in prima pagina che riguarda la sanità e la percezione che hanno gli italiani rispetto per i cittadini italiani. La sanità è la prima emergenza, hanno più paura appunto di questa che è la sanità, dei temi che hanno a che fare con la sanità rispetto alle guerre. Quindi questa è la prima paura degli italiani. Poi manovra, lite continua tra Lega e Forza Italia per la tassa sugli extra profitti e il tennis. Vediamo qui Djokovic e Sinner dopo la finale a Shanghai, e Sinner appunto vince il torneo. Andiamo a vedere all'interno la manovra, appunto questa lite tra Forza Italia e Lega, la manovra che divide ancora gli alleati di governo sugli extra profitti, e Tajani che gela Giorgetti, dice non la scrivi solo tu. La spesa è destinata a scendere del 2% nei prossimi 5 anni. La Corte dei Conti, la sanità perde 800 milioni quest'anno. Tra l'altro Giorgetti ha anche annunciato dei tagli ad alcuni ministeri, quindi non c'è soltanto la questione degli extra profitti, anche questa è stata diciamo la reazione poi di Tajani, che ha risposto appunto non devi decidere soltanto tu quella che sarà la manovra finanziaria. Da Crosetto a Schillaci, appunto la trincea dei ministri antitali. Gli big del governo si oppongono ai diktat del MEF. Domani il faccia a faccia a Palazzo Chigi, in ballo le assunzioni di nuovi medici e i finanziamenti NATO. Poi questa è una settimana importante non solo per quanto riguarda la prossima legge di bilancio, ma anche perché dovrebbero partire questi centri per migranti, ecco, che sono frutto poi di questo accordo tra Italia e Albania. Oggi c'è un reportage su appunto Repubblica, gli affari di Meloni Land, l'Albania italiana che aspetta i migranti nella zona di Schengen. Tutto parla tricolore, dagli hotel ai ristoranti che sperano in questo indotto. E qui vediamo appunto dove dovrebbero essere collocati questi migranti che appunto verranno portati in Albania.
E ancora vediamo appunto agenti di polizia davanti all'hotspot che si trova a 60 km a nord-est di Tirana. E vediamo se ci sono anche altre foto, ecco, vediamo qui appunto queste strutture. Meloni, combatto la tratta, nessuno spreco di denaro. L'opposizione insorge, presidio permanente dei centri. E poi vediamo ancora altre notizie, ecco questa qua, Musk, da fantascienza il razzo torna alla base, ora Marte sembra più vicino. Il vettore Super Heavy che ha lanciato Starship al rientro alla base è stato preso al volo dai bracci meccanici e qui vediamo appunto cosa è accaduto ieri in queste fotografie. E ancora vediamo sulla stampa Musk, odissea nello spazio, nella fotonotizia in prima pagina il razzo Super Heavy dalla nave Starship di SpaceX è decollato ed è tornato indietro, primo test per i voli sulla Luna, ma progetto ancora più ambizioso è Marte sicuramente. Ci riuscirà sicuramente, vedremo. Allora, adesso diamo un'occhiata intanto al tempo, prima che usciate di casa, subito dopo parleremo delle barriere architettoniche che sono un problema a Catania con l'associazione Luca Coscioni. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attendo lunedì con aumento della copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali, percorrenti umide in quota ma senza grandi conseguenze. Al centro-sud invece splenderà ancora il sole con clima infatti molto mite. Sulle regioni meridionali, dunque anche sulla Sicilia, sole assoluto protagonista, nella giornata di lunedì con qualche velatura solo in transito, senza precipitazioni, situazione infatti critica su molte zone per quanto riguarda la siccità. Clima molto mite con punte anche di 27-28 gradi. Nel corso della giornata di martedì poco cambierà, sempre ampi spazi di cielo sereno con qualche velatura, di tanto in tanto sole in transito, la ventilazione è ancora debole con mari infatti calmi o poco mossi e temperature che si manterranno pressoché stazionarie, con valori infatti intorno ai 27-28 gradi nelle ore centrali, con clima mite anzi praticamente estivo. Per maggiori dettagli scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guadare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci qua, abbiamo un ospite, Maurizio Baccaro. Buongiorno, coordinatore della cellula Coscioni di Catania. Vogliamo parlare di un problema molto serio, che è quello delle barriere architettoniche. La cellula dell'Associazione Coscioni per la libertà della ricerca scientifica ha avviato un'iniziativa diffidando in sostanza il Comune di Catania. Perché? Allora, ovviamente come lei ha detto, intanto ringrazio Antenna Sicilia per l'invito. Come lei ha detto, noi ci occupiamo in genere di diritti civili e diritti umani. Ovviamente la disabilità rientra a pieno titolo in questo campo e noi come cellula sul territorio ci si può chiedere perché Catania, non è per voler andare addosso a nessuno, perché noi ci siamo resi conto, monitorando un po' sia il territorio che le realtà associative di Catania, che tutti sono d'accordo nel dire che a Catania non si può circolare, o meglio, chi è disabile o anche problemi diciamo di deambulazione, anziani, anche le mamme con i passeggini a Catania ovviamente hanno delle grosse difficoltà. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Noi siamo qui per promuovere per cambiare meglio il territorio, quindi la nostra attività è di interlocuzione positiva e non certo di contrapposizione. Noi abbiamo cercato un contatto col Comune che è cominciato a febbraio di quest'anno, quando abbiamo fatto un'interrogazione al Comune che è stata discussa il 28 marzo in un question time. Nel frattempo
addirittura la maggioranza ha fatto una mozione a favore nostro e durante l'interrogazione del 28 di marzo l'assessore Bruccheri ai servizi sociali in effetti ha detto che ci troviamo a Catania un po' all'anno zero, ritenendo giusto che ci si occupasse in maniera concreta. La disabilità è un discorso sicuramente non divisivo, in cui tutti di principio dicono di essere d'accordo, ma questo darlo per scontato purtroppo poi porta a inattività di carattere pratico. Quindi noi cosa abbiamo voluto dire al Comune? Abbiamo detto aspettiamo un tempo congruo in cui voi ci dite quando volete occuparvi, cominciare a mettere mano alla stesura di questo piano previsto dalla legge. Ma cosa prevede questo piano? Allora, il piano intanto deriva dalla legge 4186 del 28 di febbraio, che rimanda a un decreto del Presidente della Repubblica, il 384 del 78, in cui nell'articolo 32 vengono date prescrizioni precise nell'ambito delle barriere architettoniche, obbligando tutti gli enti locali a dotarsi di un preciso piano di eliminazione di barriere architettoniche. Cos'è questo piano? Si deve fare in poche parole una mappatura del territorio evidenziando le maggiori criticità, quelle possono essere sicuramente accesso sicuramente agli edifici pubblici dove i cittadini hanno i servizi a loro necessari e facendo questa mappatura creare poi un piano pluriennale programmatico in cui stanziare delle somme per attivare. Chiaramente, quindi una serie di interventi in successione, da dove bisognerebbe cominciare? Baccano? Allora io volevo precisare questo, che della legge 4186 è una legge finanziaria, cioè voglio dire che qui si è voluto dire a tutti gli enti, trasversalmente a qualsiasi posizione politica abbiano, di assumere una programmazione amministrativa per evitare di arrivare a situazioni in cui il 90%, dobbiamo essere chiari, in Italia non è dotato, solo il 10% ce l'ha, il 5% pienamente adeguato alla normativa. Questo grazie alla coscione. Da dove cominciare? Sicuramente abbiamo detto degli edifici pubblici che devono essere accessibili. Noi abbiamo fatto con il nostro ingegnere Massimano Aureli, che è anche coordinatore della cellula, una piccola mappatura, ma io le dico, ufficio di Stato civile. Inarrivabile. Non c'è un percorso, ci sono delle scivole che però non sono a norma. Intanto per accedere è praticamente impossibile dall'esterno. Sono troppo ripide e non hanno stazioni di sosta perché sono abbastanza lunghe. Una cosa molto paradossale. L'Europa rilascia il CUDE, che è un certificato unico di disabilità europea, che dà una carta di servizi europea, sì. Perché ricordiamoci che queste norme sono norme italiane ma anche sovranazionali. L'Europa c'ha una carta dei diritti della disabilità come l'ONU evidentemente. Siamo andati noi nell'ufficio preposto, che è il comando dei vigili urbani di fronte al Cibeli, ok? Siamo andati chiedendo di poter, che avevamo un disabile che doveva ottenere questa carta di servizi. Chiaramente si entra con 15 scalini, abbiamo fatto l'ignorri, abbiamo detto ma è questo l'ufficio? Sì, ma il disabile, guardi, appena può un dipendente scende in piazza e lo... è ovvio che questo non è rispettare minimamente la dignità di una persona. Quindi le barriere architettoniche diventano anche barriere sociali? Ovviamente le barriere architettoniche diventano barriere sociali, parliamo di barriere sia fisiche che sensoriali e che impediscono l'inclusione sociale. Il diritto alla realizzazione personale di ognuno, evidentemente un diritto inalienabile e fondamentale. Ci rivolgiamo alle persone più fragili, che ovviamente non hanno la possibilità di. Allora, cosa abbiamo detto? Il nostro è un pressante volere mettere una riflessione seria di carattere pratico alla giunta comunale più che altro, perché devo dire con onestà intellettuale che sia nella maggioranza, addirittura il presidente dell'assemblea comunale Anastasi ha detto siamo all'anno zero, in effetti siamo all'anno zero. Metterci mano significa cominciare questo piano programmatico, ecco, con delle scadenze evidentemente. Voglio anche togliere l'alibi del discorso delle risorse. Allora, innanzitutto sui diritti civili, come alcune sentenze, noi in coscione abbiamo avuto una giurisprudenza a Pomezia 2 anni fa, comune vicino a Roma. Lei ha parlato di alibi, perché alibi? Alibi, perché si dice che come al solito mancano le risorse. Il Comune di Catania è in dissesto, allora attenzione,
L'articolo 32 in un suo codice prevede che l'1% degli stanziamenti che la Cassa Depositi e Prestiti fa ogni anno per finanziare investimenti relativi ad ammodernamenti o rinnovamenti di strutture è dato proprio agli enti locali per questo motivo. Questo 1% diventa il 2% l'anno dopo. In più, in una posta di bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici è previsto un ulteriore stanziamento del 5%. In più, devo dirle che a novembre di quest'anno c'è stato un DDG della Regione Sicilia che ha stanziato 1 milione di euro per i comuni per dargli soldi per fare questi piani. Quindi lei sta dicendo, insomma, i fondi ci sono. I fondi ci sono e comunque, noi chiediamo che si metta mano quantomeno, e con la mappatura principale è gli edifici pubblici e le zone pubbliche, quelle sono. Edifici pubblici? E tutti gli accessi delle zone dove il pubblico può andare. E voi collaborerete con la... Ma noi siamo andati lì, ripeto, grazie con questa interrogazione, per collaborare. Il nostro invito è collaborare. Perfetto. E non, come è stato detto in un articolo di giornale dal vice sindaco, mettere la croce. Anzi, vorremmo che Catania, come tutta la Sicilia, e questo parlo da siciliano e da catanese, che vista sempre in ambito negativo, possa essere l'1% in più di quel 10% di comuni virtuosi che si occupa di risolvere i problemi effettivi dei cittadini. Questa obiettivo è bellissimo. L'ultima domanda, pochi secondi. L'associazione Luca Coscioni è da decenni. Esiste che nel 2000, è nata nel 2002. E sono 22 anni. E si batte per tutti i diritti civili e sociali. Macro aree sono il fine vita, disabilità e territorio, salute e ricerca scientifica. Mi faccio dire che noi a Catania siamo soltanto qui da 2 anni e mezzo, ci siamo un po' strutturati, questa è la prima cosa. E siete raggiungibili su internet? Noi siamo raggiungibili su internet, sul sito dell'associazione, e anche ci sono tutti i nostri riferimenti. E vogliamo dire anche che noi ci troviamo a Catania, per chi volesse venirci a trovare, parlando per esempio anche di DAT, che lei se sicuramente cosa sono, ci troviamo in via Sant'Angelo Fulci 1C a Catania, dove ci ospita l'UAR, la sezione dell'UAR, e siamo insieme, perché insieme ci battiamo. Quindi questo è anche l'indirizzo, diciamo, sì, fisico, sabato, oltre che naturalmente si chiaramente può... sul sito della Coscioni, andando a Cellula Catania, troverete tutti i riferimenti. Benissimo, grazie, buon lavoro, grazie a lei. Complimenti per il vostro impegno. Grazie, grazie. Maurizio Baccaro, coordinatore della Cellula Coscioni di Catania. Adesso facciamo una breve pausa, aspetti, e poi parleremo di Catania, città che legge, un finanziamento appunto per promuovere la lettura. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, Paolo Di Caro che è direttore della cultura del Comune di Catania e Anna Cavallotto, imprenditrice molto nota, titolare delle librerie che hanno lo stesso nome, Cavallotto di Catania, e fa parte di una delle associazioni che hanno promosso l'iniziativa di cui stiamo per parlare. Catania infatti si è aggiudicata un finanziamento ministeriale di 70.000 euro del bando Città che legge 2023, grazie a un progetto realizzato appunto con 14 associazioni culturali, una delle quali è rappresentata dalla nostra ospite. Ecco, che tipo di progetto è? Beh, intanto è un progetto che promuove la lettura nella nostra città in una fase molto complessa rispetto all'accesso alle informazioni, all'accesso alla lettura da parte dei giovani e dei giovanissimi in particolare, ma della popolazione. Catania, come abbiamo scritto anche nella premessa di questo progetto, è una città strana perché ha un numero elevato di eventi dedicati al libro e alla lettura e purtroppo una percentuale di lettori sul totale degli abitanti molto bassa. Questo è determinato anche e soprattutto dalle difficoltà di accesso alla lettura nei quartieri popolari, nelle cosiddette periferie, e per questo il progetto, che è frutto di una progettazione condivisa con le 14 associazioni coinvolte, interviene in maniera particolare su questo, cioè sulla possibilità di ridurre questo disagio culturale delle periferie, portando la lettura, il libro e le attività di promozione anche al di là della cerchia ristretta dei centri culturali, certo, che sono abituati a farlo. Ecco, quindi... Anna Cavallotto, che ha certamente la percezione storica, diciamo, di questo problema e anche pro e contro. Come siamo messi? È una città strana, diceva poco fa Di Caro.
È una città strana che, come tutto il sud, purtroppo ha degli indici di lettura molto molto bassi, siamo ai fanalini coda anche a livello europeo, perché purtroppo c'è un minore abitudine alla lettura, per quanto ci siano tantissimi, come diceva il dottore De Caro, tantissimi progetti, le iniziative sì. Perché per esempio da tanti anni si Festival. Fa, i primi di novembre ci sarà una bellissima manifestazione a livello nazionale che si fa già da 10 anni, io leggo perché, in cui si portano tutte le scuole, gli studenti in libreria, nelle biblioteche, si invita a leggere, proprio una grande promozione della lettura. Spesso purtroppo la lettura viene vista come quasi un obbligo, quindi i ragazzi, gli studenti, non lo vedono come un peso, non un piacere. Quindi riuscire a fare capire ai giovani che invece la lettura può essere una delle cose più belle c'è, è un impegno che tutti questi progetti, che sono quasi tutti, mi pare, io conosco bene chiaramente i miei, perché noi abbiamo partecipato sia come Cavallotto di Bilà, ma anche con una nostra onlus che abbiamo Ti regalo una storia, che è proprio Ti regalo una storia, sempre fatto lavoro. Prima di parlare del progetto, Di Caro diceva le periferie, infatti moltissimi progetti sono legati alla diffusione, ci sono delle scuole che fanno un lavoro grosso, scuole tra l'altro molto popolose. Le scuole si danno da fare, le librerie ci sono oppure? Purtroppo le librerie non ci sono, le librerie sono, ricordiamoci che sono anche delle attività private, purtroppo devono anche perché sono, storicamente, noi siamo da 50 anni che siamo in quel posto, allora forse il librino neanche c'era. Certo. E forse questo, da dove si parte con questo piano che è finanziato con 70.000 euro, un bando importante? Sì, al di là degli eventi, che ci sarà un evento di lancio che coinvolgerà tutti, immaginiamo anche il Ministero, un altro degli aspetti interessanti è quello legato alle biblioteche, che sono sempre più un corpo estraneo all'interno delle città se non si riesce a reinventarle, anche nella misura in cui diventino dei centri di quartiere, più che dei luoghi dove si andava una volta a prendere il libro, a leggere il libro che non si poteva comprare, non si poteva acquistare. E per questa ragione nel progetto ci sono, c'è anche la riapertura temporanea, ma noi speriamo definitiva, perché su questo ci stiamo lavorando, di due biblioteche di quartiere che oggi sono chiuse a San Cristoforo e a Montepò. Quindi due quartieri estremamente periferici rispetto alla lettura e alla possibilità di accedere alle informazioni, riaprire lì le biblioteche con attività temporanee può essere un buon viatico, perché poi questi luoghi diventino un centro di aggregazione all'interno di quelle realtà. E l'altra cosa fondamentale sono gli strumenti. Prima si diceva i ragazzi non leggono più perché stanno sui social, perché utilizzano altri metodi, altri canali di comunicazione. Proprio per questo l'approccio del progetto è quello di utilizzare questi strumenti che i ragazzi utilizzano per cercare di diffondere la cultura della lettura e anche l'approccio al libro. Uno dei progetti infatti parla anche di cultura pop, di fumetto, insomma, ecco, su questo si cerca di fare un investimento, perché la lettura non sia vista come una roba da vecchi, ma che sia uno strumento rivoluzionario anche di accesso alle informazioni. Lei che è una storica, diciamo, libraia di Catania, per usare un termine così, se me lo consente, e la rete può essere davvero alleata o è un ostacolo alla lettura tradizionale, diciamo, dei libri? No, la rete oggi si legge in maniera diversa. Quando iniziò per esempio il fenomeno Harry Potter, molti si scandalizzavano perché era una storia un po' fantastica, invece quello fu uno degli inizi che portò comunque migliaia di ragazzini a leggere. Intanto leggono, poi altri ognuno legge quello che può avere piacere, che ha passione, ma porta poi, anche se legge, oggi per esempio c'è una rivalutazione dei fumetti, i fumetti per tanti decenni sono stati considerati quasi una lettura di serie B, non è vero, perché è un'altra cultura, ci sono molti, soprattutto i fumetti giapponesi, ma i ragazzi, ci sarà quello che si ferma al fumetto ed è non c'è nulla da dire.
altri che esploreranno altri settori, quindi è sempre importante. E poi noi non possiamo oggi dire che la rete si deve eliminare, c'è, bisogna invece utilizzarla, perché per esempio questo fenomeno degli youtuber hanno portato per esempio a tantissimi ragazzini in libreria dove magari non avevano mai messo piede, quindi ben venga che ci sia questo. Poi si auspica che, a parte i libri degli youtuber che insomma non sempre sono di alta letteratura, però i ragazzini poi cominciano a leggere altro, quindi sono sempre degli stimoli che è meglio ci di vorrebbero altro. Gli influencer, ecco, anche influencer. Per il vostro piano ci vorrebbero gli influencer, e ci sono. Perché poi, a proposito di cultura pop, questo progetto si incrocerà con un'altra iniziativa che proviene dal Ministero della Cultura, ad esempio questa diciamo è un'anteprima, che è la mostra su Tolkien, che è già stata a Roma, alla Gnam e a Napoli. Questo è un altro fenomeno stranissimo, perché la letteratura fantasy è fatta di tomi enormi, di libri grandissimi, eppure ad esempio Il Signore degli Anelli, eppure rimane il libro più venduto dopo la Bibbia. Caspita. E le presenze a questa mostra sono state una sorpresa: 80.000 persone a Roma, alla Gnam, 110.000 a Napoli, a Palazzo Reale, adesso è a Torino e poi verrà a Catania. Quindi attrae soprattutto i giovanissimi. Quindi probabilmente sarà Tolkien a Catania, grosso da modo? Marzo. Da marzo per 6 mesi a Palazzo della Cultura. Bellissimo. Diciamo, si incrocerà anche con le attività. Battere il record di Napoli e delle altre città. La prima iniziativa di presentazione del progetto Catania Città che legge? La prima iniziativa sarà quella di riunire i partner, perché visto che si è trattato di una progettazione condivisa, con loro stabiliremo il programma delle attività, con loro capiremo come svolgere le attività secondo il cronoprogramma che è previsto dal progetto, ma soprattutto mi sento di dire, con loro condivideremo il percorso successivo, anche quello di follow up, perché se vogliamo che Catania possa diventare, lo dico non a caso, un po' la capitale del libro a sud almeno, bisogna che questo progetto abbia la visibilità, la disseminazione e una presenza anche in termini di comunicazione importante in città, perché bisogna capire che progettando insieme, lavorando insieme con chi poi sul territorio si occupa di queste cose, direi anche le scuole cittadine che vanno coinvolte in questo percorso, in questo progetto, si può certamente seminare qualcosa di positivo. Bene, molto bene, in bocca al lupo, complimenti per il vostro lavoro, grazie Anna Cavallotto. E volevo sottolineare per ultimo come la rete, è fondamentale questo progetto, forse è uno dei primi che appunto affianca 14 enti diversi, associazioni private, pubbliche, sono 3 librerie, di tutti tutto i tipi. Tutto questo si può seguire in rete? No, la rete appunto in questo senso, non la rete online, nel senso di online, ma proprio l'unione, la partecipazione della rete. La partecipazione di un gruppo che lavora per lo stesso obiettivo ha reso possibile questa cosa, quindi è importante collaborare. Infatti la rete di cui parlava sono le 14 le 13, 13 associazioni più il comune di Catania. Perfetto, il comune di Catania. Bene, grazie a Paolo Di Caro, direttore della cultura del nostro comune, Anna Cavallotto. E allora facciamo una breve pausa e tra poco cercheremo di capire con il Gimbe perché 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure, rinunciano a curarsi. È una testimonianza dolorosa, l'abbiamo appena vista, che viene da Palermo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure, di questo vogliamo parlare con Marco Mosti, che è direttore operativo della Fondazione Gimbe. Gimbe, buongiorno e benvenuto, è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Abbiamo raccontato stamane e nella giornata di ieri questa vicenda dolorosissima di un pensionato di Palermo che non riesce più a comprare i farmaci per la moglie e aveva fatto un annuncio shock dicendo vendo un rene, sta lì che ci sta pensando e purtroppo il rischio che lo faccia davvero. Mosti, perché queste lunghe liste d'attesa che costringono poi magari qualcuno a molti a rinunciare, sono le liste d'attesa la responsabile, oppure le medicine che si pagano
nonostante ci siano quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale gratuito, ci sono pochi medici, anche se domani adesso il governo parla di nuove assunzioni. Qual è la ragione per la quale una cifra enorme, 4 milioni e mezzo di italiani, rinunciano alle cure? Buongiorno a tutti. Sì, quello che noi abbiamo ripreso dai dati dell'Istat, le motivazioni principali sono tre. Quella che giustamente citava lei è il tempo di attesa, quindi la impossibilità di ottenere la visita nei tempi che sono congrui per quello che è stato prescritto o che sono ritenuti giusti dal paziente. C'è poi il secondo aspetto, che è legato agli aspetti logistici, quindi magari la visita viene proposta o l'esame in una struttura distante da casa. Pensiamo anche che ci sono persone che non hanno un mezzo proprio, che sono anziane, non hanno chi le possa accompagnare. E da ultimo c'è, ultimo ma non ultimo, il tema economico, quindi l'impossibilità di pagare quella prestazione di tasca propria. Ma appunto questo è su cui vorrei fare un momento di riflessione. Il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire, come dire, la gratuità anche dei farmaci, per esempio. Ecco, qui vediamo un cartello che dice: aumento della spesa sanitaria privata in un anno 10,3% e di quella privata del 7%, poi ci sono i dati, sì, che riguardano la vita media. Poi degli infermieri parleremo fra un momento, che so che è un caso particolarmente serio, ma se vuole rispondere alla domanda che le avevo fatto un attimo fa. Sì, assolutamente. Noi abbiamo visto proprio che a livello nazionale il dato non c'è più, chiaramente poi scorporato dall'Istat, però tutta la spesa sanitaria che è aumentata lo scorso anno, 2023, è aumentata a carico della spesa dei cittadini, della spesa privata. La spesa pubblica è rimasta sostanzialmente stabile, i cittadini hanno cercato pagare di tasca propria. Giustamente lei diceva dovrebbero essere tutte prestazioni garantite dallo Stato, e questo è vero, però appunto nel momento in cui queste prestazioni non si riescono a ottenere di fatto, quindi io vado, cerco di prenotare e mi viene prospettato un anno di tempo di attesa piuttosto che le famose agende chiuse, che sappiamo che tra l'altro non è una risposta che può venire data, perché non si possono, diciamo, chiudere le agende, allora è chiaro che la persona che deve fare quella visita, quell'esame, ricorre al privato, dove c'è un costo da pagare, che a volte è il ticket, a volte invece, se non è una prestazione in convenzione, è l'intero importo della somma. Pensiamo che magari è anche un importo minimale, ma tante persone, come sappiamo, fanno a volte fatica anche a fare la spesa, quindi abbiamo visto che la salute è l'ultima spesa che nelle famiglie viene tagliata prima proprio del cibo, delle fonti di sostentamento. Infatti io vorrei farle vedere adesso una ricerca che viene pubblicata questa mattina dal quotidiano Repubblica, la possiamo mettere a tutto schermo, dove si vede che è proprio la salute, la sanità italiana, che crea più ansia addirittura delle tasse e delle guerre. Ora rientriamo in studio, grazie. Questo vuol dire che corrisponde esattamente a ciò che stava dicendo lei, Mossi, è vero? Assolutamente sì. Possiamo togliere la pagina, per favore? Rientriamo in studio, grazie. Sì. La salute è assolutamente in cima alle priorità e anche alle preoccupazioni delle persone. Noi abbiamo lanciato un richiamo forte quest'anno con il nostro settimo rapporto e abbiamo avuto tra l'altro il piacere di avere un messaggio inaugurale del Presidente Mattarella che proprio sottolineava questo, come il Servizio Sanitario Nazionale è una fonte di tutela del diritto alla salute delle persone. Quando questo inizia a venire meno, inizia ad arretrare, inizia a cedere, come stiamo purtroppo assistendo, e ne è compromessa la possibilità per chi, ripeto, non ha magari possibilità di accedere privatamente proprio alla propria salute, alla propria qualità della vita. E il Sud, la Sicilia, sono a che quota sono, a che livello sono di questa penalizzazione? Non ho sentito, chiedo scusa. Cioè, la Sicilia, il Sud, come sono collocate rispetto alle altre regioni? Sì, allora la rinuncia alle cure in Sicilia è stata nel
2023 pari al 7%, in Italia la media è stata il 7,6% e in Sicilia addirittura è stata una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, era il 7,2% nel 2022. Mm-hmm. Anche se il dato appunto è più positivo rispetto a quello nazionale, ricordiamoci che comunque si tratta di quasi una famiglia su 10 che rinuncia ad alcune cure, quindi è un dato per noi molto molto significativo, che per noi è veramente preoccupante, allarmante, ed è la spia un pochettino che sintetizza poi tutti quelli che sono i problemi a monte che ci sono nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. In Europa la situazione è diversa, immagino, da questa che ha descritto lei. Sì, allora, il dato europeo in realtà noi ce l'abbiamo per l'aspettativa di vita, perché in realtà la rinuncia alle cure è un dato che elabora appunto l'Istat a livello nazionale, e l'Italia ha ancora, e c'è un collegamento tra l'altro tra le due cose, cioè la possibilità di curarsi chiaramente e l'aspettativa di vita, che è influenzata, sappiamo, da fattori epidemiologici, di stile di vita, da tante cose, ma anche chiaramente dalla possibilità di curarsi. E l'aspettativa di vita in Italia è sempre piuttosto alta, siamo a 81,8 anni, in Sicilia contro gli 83,1 dell'Italia. Viviamo a lungo, siamo ancora nei primi 10 paesi europei per aspettativa di vita alla nascita, e quindi indubbiamente ancora questo tipo di effetto non si vede chiaramente, anche perché l'aspettativa di vita è in aumento. Però ci sono altri dati, quali ad esempio l'aspettativa di vita in buona salute, quindi quando ha 65 anni, quali sarà l'aspettativa di vita, diciamo la quantità di anni che le persone possono vivere, si dice libere da malattie, insomma libere da condizioni certo. patologiche che siano... che abbiano un impatto, ecco, sulla vita quotidiana delle persone. Oh, i due punti naturalmente cardinali riguardano i medici e gli infermieri. Abbiamo detto che domani il governo dovrebbe provvedere a una iniziativa per nuove assunzioni, ma i medici mancano per licenziamenti, per conclusione di contratto o perché scelgono il privato? Le motivazioni sono tante, quello in cui indubbiamente assistiamo lo certifica per esempio la NAO o la Fondazione Naosi, che studiano proprio queste cose direttamente, rappresentano anche i medici, e le motivazioni sono le più diverse. Indubbiamente dopo la pandemia il tema del carico di lavoro, lo stress lavoro correlato, il burnout, tutti questi fenomeni si sono acuiti sia durante la pandemia, ricordiamo turni che facevano i nostri professionisti sanitari massacranti. Io richiamo sempre il fatto che in pandemia venivano chiamati eroi e adesso vengono addirittura aggrediti nei pronti soccorso, no? Siamo passati nel giro di pochissimo tempo a queste due estremità, e indubbiamente c'è un tema di attrattività, quindi il privato che paga di più, che offre condizioni di lavoro migliori, molti medici vanno all'estero dove ci sono anche lì altre condizioni di lavoro e altre retribuzioni, e quindi diciamo fondamentalmente è quella che noi chiamiamo una fuga dal Servizio Sanitario Nazionale dei professionisti certo. sanitari. Questo riguarda i medici, ma ha lanciato un allarme vero e proprio per quanto riguarda gli infermieri, il personale infermieristico, vero? Sì, il tema proprio è quello dei medici che attualmente abbiamo, ma anche di quelli che andremo a formare. C'è tutto il tema del numero chiuso, che è stato lungamente dibattuto, del numero chiuso a medicina, ma il tema, ricordiamoci, è che un medico che oggi inizia medicina sarà uno specialista fra 10 anni, terminerà medicina nei prossimi 6 e poi avrai 4-5 anni di specializzazione. Quindi quello che noi facciamo oggi per risolvere il problema in realtà avrà effetti nel giro di non prima, se contiamo la laurea, di 6 anni. Ecco. Certo. Allora, per il momento ci fermiamo qui, però dovremo riprendere la discussione per quanto riguarda le cure e la rinuncia alle cure, se, quanto e come potrà influire l'autonomia differenziata in arrivo, lo faremo in una volta successiva, in un prossimo appuntamento. Intanto ringraziamo
Marco Mossi, che è il direttore operativo della Fondazione Gimbe, sempre molto attenta sulla questione della medicina basata sulle evidenze. E adesso è il momento dell'almanacco. Oggi 14 ottobre il mondo pone l'attenzione per la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti. Questa giornata speciale è stata istituita con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni ambientali e sulla salute umana causati da questa pratica diffusa in molti paesi. L'Alleanza Globale per le Alternative all'Incenerimento, Gaia, è la forza motrice dietro questa iniziativa che mira a promuovere pratiche di gestione dei rifiuti sostenibili e a contrastare la diffusione dell'incenerimento come metodo di smaltimento. Ma come funziona il moto dei proiettili? Quasi sempre su un oggetto agiscono più forze che lo spingono in direzioni diverse con intensità diverse. Tali forze si uniscono a formare un'unica forza risultante, calcolata mediante il teorema di Pitagora tra i vettori delle forze agenti. Quindi una pallina da tennis e qualsiasi altro proiettile seguono un percorso curvo per via dell'insieme di forze agenti. Ma a proposito di tennis, sapete che il servizio più veloce nella storia è stato di 263,4 km orari? Beh, 273 km avrà tirato Sinner sicuramente. Allora, vediamo un po' che ne pensa il nostro Marco Amato, al quale auguriamo buona giornata, buon inizio di settimana e buon caffè naturalmente. E buongiorno Sicilia. Buongiorno a te. A proposito di caffè, oggi in questa collezione di tazzine viene definito sveglia naturale priva di fastidiosi segnali acustici. Il caffè del resto è così, è un aroma. Ebbene, andiamo a noi. A proposito di Sinner che ha battuto a 260, io vi parlo di un altro tennista oggi che è Rafa Nadal. Ebbene, ha fatto molto scalpore l'annuncio del suo ritiro. Nadal e un gemelli. Ora vi svelo un perché importante di questa decisione, posto che per 209 settimane è stato campione assoluto incontrastato, vincendo tutti i premi possibili, da Wimbledon a Roland Garros ai due Open, ovvero quello USA e quello australiano. Decide quindi di ritirarsi. Il suo ultimo sarà una Coppa Davis, in cui rappresenterà proprio il suo paese, la Spagna. Ebbene, con questa chiusura in bellezza ci racconta un po' di come un Gemelli per adesso e negli ultimi anni ha avuto Giove, pianeta della gloria, della fortuna, dell'espansione, dell'abbondanza. Giove, come vi raccontavo un paio di settimane fa, ha iniziato il suo moto retrogrado, quindi si è fermato. Ebbene, come ci vuole insegnare questo Giove, non sempre può andare bene. A volte fermarsi o cambiare idea in corso d'opera è sempre sinonimo di intelligenza, e del resto i gemelli, che è il segno di Nadal, sono il segno dell'intelligenza. E detto questo, oggi con una dolce luna in pesci vi porto in pole position i pesci, lo scorpione e il cancro, i segni d'acqua numeri uno, quindi va bene anche ai terra, meno alla vergine perché la luna è in opposizione, quindi bene toro e capricorno, un po' più emotivi fuoco, ariete, leone e sagittario, mentre invece gli aria, gemelli, bilancia, acquario oggi sono chiusi in un sano egoismo e fanno da sé, sono un po' più attenti oggi ai loro bisogni. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, grazie Marco Amato e buon caffè ancora, beato te. È vero Emanuela? Dacci sì. Una bella notizia. Oddio, una bella non lo so, perché c'è una disputa in corso, cioè sai quando ti vengono a mancare le certezze nella vita. Colombo potrebbe non essere italiano, un genovese, ma era spagnolo ed ebreo. Siamo su Repubblica di oggi. Il DNA lo allontanerebbe appunto da Genova. L'ultimo studio quindi riaccende la contesa e mette in discussione l'ipotesi più accreditata sulle origini italiane del famoso navigatore. Ligure, portoghese, galiziano, basco, scozzese, sono almeno 25 i paesi e le località che si disputano appunto la nascita del navigatore. La nuova ricerca viene da una famiglia di tessitori di seta di Valencia. Bene, grazie Emanuela Corsi, e adesso
per salutarvi ascoltiamo Giorgia, che è stata tra le artiste più trasmesse in radio con Quando una stella muore, che sicuramente avrebbe interessato moltissimo Marco Amato. Se è ancora in ascolto, facciamogliela sentire. È un brano che si è anche aggiudicato una nomination agli Oscar della musica, ai World Music Awards, nella categoria migliore canzone. Quando una stella muore, Giorgia, noi vi salutiamo, vi auguriamo buongiorno tutta la giornata e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia con...